Dottoressa Gallo, abbiamo sentito la storia di Antonio. Davvero, ma è un fatto più ampio, nel senso che la storia di Antonio è una storia eclatante. Ci sono anche purtroppo altre persone sicuramente che possono trovarsi nella sua situazione. Cosa si può fare in questi casi? Cosa si deve fare in questi casi? Sicuramente ci sono ragazzi nelle stesse identiche situazioni di Antonio, io ne sto seguendo almeno due in questo momento all'interno dell'Istituto Torinese. Bisogna che il momento in cui le direzioni sanitarie e penitenziarie ricevono sollecitazioni, come noi abbiamo fatto nel caso di Antonio, queste non vengano ignorate, ma vengano prese assolutamente in considerazione, perché noi all'interno del carcere ci siamo sempre e abbiamo un occhio che non è un occhio attento e quindi il momento in cui segnaliamo è sicuramente perché il problema esiste. Laddove sussiste un problema, noi lo segnaliamo immediatamente, però dall'altra parte dobbiamo avere un'istituzione che ci risponde, che si occupa. Però lo Russo e Cotugno, il carcere delle Vallette, continua a essere sostanzialmente nell'occhio del ciclone, il reparto psichiatrico, situazioni anche igienico-sanitarie non particolarmente positive. Cosa ci può dire? Ma è possibile che non ci possa essere un carcere che funzioni secondo criteri normativi di igiene, di sanità? Ma assolutamente sì, io credo che la situazione del Russo Cotugno era grave e continua a essere grave. Un solo direttore, una quantità incredibile di circuiti e un carcere che è stato definito il più complesso d'Italia dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un numero di educatori molto limitato rispetto al numero dei detenuti presenti, siamo a 1378 ieri con una presenza di 637 detenuti stranieri, assenza di mediatori culturali, ambienti fatiscenti, docce piene di muffa. Ancora oggi, dopo 6 anni che io ricopro questo ruolo da detenuti e da agenti, mi sento dire che continuano a esserci i topi in tutte le sezioni.